il meglio del team, Angela Zupparelli. Buonasera Angela, ben trovata. Ciao Raffaele, grazie, grazie di questa bellissima accoglienza. Benvenuti a tutti gli ospiti, a tutti i miei colleghi collegati sia dall'Italia che all'estero, visto che tu sei in Romania e fra poco ti sposterai in Spagna grazie a questo sistema online. Io sono Angela Zupparelli, anche se vedete Arcangela Zupparelli perché è il nome di nonna. Mi hanno battezzato così, ma poi mi hanno sempre chiamato Angela. Come avete sentito, voi che siete nuovi per la prima volta e vi siete collegati in questo mondo di Herbalife, dice perché raccontate le storie? Perché proprio dalle storie nascono proprio nasce l'esperienza di Herbalife, perché io mi sono ispirata ad una storia, ma vi vado un pochino a condividere chi ero io qualche anno fa, precisamente 20 anni fa, la mia vita con Herbalife, il mio percorso in Herbalife. Inizia così, inizia da un viaggio. Io dico sempre che la vita è un viaggio dove non si finisce mai di imparare, infatti in questa attività non si finirà mai di imparare perché c'è sempre qualcosa da apprendere. Ogni volta che c'è un collega che parla, io sono sempre pronta, ogni volta che c'è un evento dal vivo ci sono sempre. E la vita, ricordatevi che ha soltanto un biglietto, quello di andata, quindi dobbiamo viverla al meglio possibile. Ma a volte ci sono delle strade che, no, che ci sorprendono, delle strade dove ci sono dei burroni, degli imprevisti, ma noi dobbiamo essere forti per vincere queste sfide. E che cosa è successo nella mia vita? Io a 28 anni avevo un grosso problema, un problema di acne, un'acne volgare che mi è arrivata a 20 anni. Ho provato in tutti i modi per mandarla via, ma non funzionava niente, soltanto le gravidanze, ma non potevo fare un figlio ogni volta che mi arrivavano le gravidanze. Infatti a 34 anni mi sono ritrovata con questo tipo di pelle, tutto ricoperto di microcisti, non si premevano più, ero veramente disperata, ho mollato tutte le cure che potevo fare possibili e immaginabili, ma all'epoca il mio ex marito, ogni tanto gli ex mariti fanno sempre qualcosa di buono, mi ha quasi costretta, tra virgolette, ad andare a vedere una sessione informativa di Herbalife. Io ero molto scettica, non credevo in quei prodotti, pensavo che facesse solo perdere peso l'azienda, ma invece in quella sessione informativa mi sono dovuta ricredere, perché proprio grazie alle storie, grazie alla grotta di Miracolati che dico io, che ognuno che passava aveva avuto del beneficio, ho detto ma perché no? Perché non provare anche io Herbalife sulla mia pelle? Oggi ho 55 anni. Non ho un segno di cicatrice sull'acne e mi sono appassionata a questa attività perché ho potuto condividere proprio i miei risultati con tante persone. Il mio primo regalo mi sono fatta una smart. Io non avevo una macchina, non avevo mai avuto una macchina in vita mia. Ho detto, ok, se ci riesco a fare questa attività, mi compro una smart. In quanto vedete che c'è tutta tempestata di Herbalife, andavo in giro ovunque, anche se sono partita da un'ex casalinga, mamma di due bambine, io non portavo la macchina fuori dalla Cina, non avevo mai preso un aereo, non avevo una carta di credito, veramente non ero come mi vedete adesso, ero molto introversa perché vivevo per il credo vivere degli altri. Ero mamma di due bambine, sì, ma venivano con me agli eventi. Queste sono le due mie piccole bambine. Alessandra c'ha il cappello a punta da streghetta perché era una festa di Halloween, eravamo ad una cena in un hotel a Pomezia, e Anna Maria regge in braccio la figlia di un collega. Queste ragazze che vedete erano ragazzine, sono figlie di colleghi, tra cui alcune hanno intrapreso la carriera. Quella alla mia destra è Ilaria Morellini, figlia del Millionaire Team, la mia prima linea. Oggi lei è un che team, mia figlia Anna Maria più grande ha da poco intrapreso questa stessa mia carriera. Lei lavora online perché adesso è diventata mamma di un bambino. Alessandra invece ha un codice d'Herbalife, utilizza i prodotti, ma lei ha il suo sogno di fare l'interior design e quindi è a Milano. E grazie a tutto questo che mi ha dato Herbalife, il famoso stile di vita che si dice sempre con Herbalife, posso permettermi di avere una figlia a Milano che studia. Come ho fatto a fare carriera e come ho fatto a diventare la donna che sono adesso? Grazie ai corsi di formazione. Non mi sono mai persa un evento e questi personaggi che vedete qui in queste foto, un repertorio di foto incredibile, in 20 anni veramente mi sono costruita la mia vita in Herbalife, sono dei medici molto importanti. A sinistra potete vedere il premio Nobel, Luis Ignaro, io che faccio la foto con un premio Nobel, neanche il mio medico ha questa possibilità di avvicinare un premio Nobel che scopre come prevenire malattie cardiovascolari e ero lì a farvi questa foto perché mi ero qualificata in quell'evento, perché sono una persona molto determinata. Se mi metto in testa qualcosa, devo farcela, assolutamente. Poi abbiamo il dottor David Iber che ha diciamo, scritto la piramide alimentare e sotto in basso Jim Rohn, il famoso filosofo. Andate a vedere chi è Jim Rohn, ci ha fatto delle scuole incredibili di crescita personale. Ancora adesso le sue diciamo, frasi mi ritornano spesso in mente e molto spesso le pubblico.
Ma la mia vita non finisce qua con Herbalife, il mio percorso, perché poi grazie agli eventi, grazie a tutta la formazione, nonostante la separazione, quindi sono caduta nel baratro, prima che mi sono ripresa, cioè, ho passato 2 anni, queste sono le foto che ricordano l'escalation della mia carriera importante, essere un international millionaire team. Che significa? C'è scritto fine della povertà, perché ho dato opportunità a tante persone a credere in se stessi e a costruirsi un futuro migliore. Era ad un evento importantissimo, era a Londra, ma qui mancava la figura più importante della mia vita, che era mio padre, che qualche mese prima si era tolto la vita. Proprio nel momento più bello della mia vita, che stavo facendo una carriera incredibile, lui va via. Ma avevo fatto una promessa, e quella promessa fatta a lui ha fatto sì che io spingessi ancora per arrivare dove sono arrivata in quell'evento a Londra, dove l'azienda mi ha ospitato in un albergo incredibile. Ero felicissima perché avevo la presenza di mio padre che mi aveva accompagnato proprio in questa carriera incredibile di Herbalife. È stato l'uomo che mi ha sempre supportato e ha creduto nei miei sogni. Poi arriva la gioia più bella, finalmente una gioia, mia figlia che si doveva sposare. Qui sembra che sono così felice e contenta, ma lì si nasconde una bestia dentro di me, perché mi avevano appena diagnosticato un cancro maligno al seno sinistro. Ma anche lì la mia attitudine non si è fatta mancare, perché ho accantonato il mio problema, non ho detto niente a nessuno tranne che alle mie figlie. Quindi facevamo una prova trucco, una prova vestito e una visita oncologica. Facevamo ricerche a destra e a sinistra per scegliere un ospedale migliore. E finché poi lei si è sposata a giugno con Daniele, che è quel ragazzo che vedete che sta con le mani così, e ad agosto, il 10 agosto, mi hanno praticamente fatto l'intervento e ricostruita. Grazie alla chirurgia estetica oggi ho ancora, io dico, le tette bioniche, perché magari quando muoio rimangono intatte. Ormai ci rido sopra, perché penso sempre che la vita poi ti riserva delle sorprese bellissime. E nel 2020, nonostante il lockdown, nonostante che poi ho perso mia mamma anche in quelle circostanze, è nato Alessandro. Oggi Alessandro ha 2 anni, è l'unico che può permettersi di aprire la mia scatola di integratori e giocare con un Selactic scambiandolo per una ruota. Lui mangia tutto di Herbalife, è cresciuto dentro il grembo della mamma nutrendosi con i prodotti Herbalife, mangia le chips, fa lo shaker la mattina insieme a noi. E mi sono dedicata, grazie poi a tutto quello che mi ha dato Herbalife, posso permettermi di dedicarmi alla ricerca del cancro. Infatti sono stata selezionata per fare un calendario proprio per la raccolta fondi, perché credo molto in questo, in quanto io sono stata salvata grazie ad una prevenzione, così dove ci sono le donne in rosa. E quest'anno nella Race for the Cure c'era anche presente l'azienda che sostiene proprio anche lei la ricerca per il tumore al seno. E questa è la mia amica invece a destra, Vincenza, che ha partecipato ad una gara a Sabaudia, ed io ero lì presente. Non sono nata così in forma, ma mi sento più in forma adesso di quando ne avevo 34 anni. Vedete che ero a sinistra un pochino in sovrappeso, non avevo una forma smagliante, e quando mi hanno già detto che mi sarei gonfiata con una cura oncologica, beh, lì ho detto no. Io vincerò anche questo. E oggi ho 55 anni, faccio sport, continuo ad utilizzare i prodotti in concomitanza a una cura oncologica, mi sento veramente in forma smagliante. Il mio stile di vita, non vi voglio dire delle cifre, perché da millionaire team veramente dire delle cifre il triplo, il doppio di quello che hanno detto i miei ultimi colleghi sembrerebbe surreale, ma non è così, perché grazie al sistema di network marketing, che non è una catena, è una piramide, non esistono. La duplicazione, quindi parlare a tante persone e condividere, sposare questo sogno, ha fatto sì che il mio stile di vita diventasse fuori la normale tendenza. Infatti, oggi mi posso permettere di scegliere come, quando, dove lavorare, posso permettermi di dedicare il mio tempo con mio nipote lavorando da casa. E veramente questo, sono grata all'azienda, perché 20 anni fa ho scelto di cambiare la mia vita. È il famoso Jim Rohn che dice: se non cambi qualcosa di cui stai facendo oggi, tutti i tuoi domani saranno come ieri. E io ho preso la sfida grazie ad un evento che ci sarà a breve anche a Roma, che è il Summer Spettacolo. Quindi se sei qui collegato per la prima volta e vuoi unirti a noi, se sei un cliente privilegiato puoi venire da incaricato, da distributore. Se sei un distributore che vuoi fare questa bella esperienza con noi per la prima volta, l'azienda apre le porte proprio a tutti, anche ai distributori, e saremo a luglio a Roma. E da questo, diciamo, questa mia piccola finestra di questa casa, dove a breve lascerò, perché ho comprato un'altra casa, io
ho preso una casa un po' più giù, ma sempre vista mare, e lo stile di vita che mi dà Herbalife, che mi ha dato Herbalife, nonostante tutte le mie complicanze con il cancro, sono stata pagata sempre fino all'ultimo centesimo. Vi lascio la buonasera agli ospiti, ma se avete preso la decisione di voler essere con noi, a breve ci sarà una sessione informativa proprio per le persone che vogliono fare qualcosa di diverso nella propria vita. Lascio la parola a Raffaele.